e dire aprite il libro, ok, del manuale dell'utente e tentate di capire come è costruito il programma, perché se non capite come sono formulati gli elementi, se non capite che tipo di elementi si utilizzano, poi alla fine diventa estremamente difficile usarlo. Magari avete in mano quella che è una Ferrari, la usate come una Panda, oppure spesso quello che normalmente succede, avete una Panda e la usate come una Ferrari, e quello è un po' ancora più rischioso che il contrario. E quindi insomma, giusto per darvi un'idea, fate attenzione, ci sono tanti aspetti da dover considerare, il tipo di iterazioni da utilizzare, il tipo di passi, quanti passi, come insomma, l'analisi deve essere gestita in modo corretto, questo è molto molto importante. Vabbè, andiamo avanti, non volevo tediarvi con questo. Ora passo successivo, da elementi telai, noi possiamo fare degli analisi di elementi finiti bidimensionali. Quindi sono elementi strutturati diversamente, sono elementi shell, elementi membrana, elementi a tensione piano, sono elementi più complessi, però chiaramente noi possiamo tenere conto, attraverso elementi finiti 2D, della geometria in un modo più corretto, e anche se abbiamo chiaramente il software a disposizione, siamo in grado di rappresentare la realtà in un modo un po' più accurato. È chiaro che diventa estremamente complessa da gestire l'analisi non lineare, perché i problemi sono tantissimi, si descrive meglio la realtà, ma man mano che si affina il livello di analisi, più difficile è il livello di gestione. E quindi bisogna fare molta attenzione, bisogna definire la mesh, bisogna discretizzare l'elemento in modo corretto, bisogna definire bene le leggi non lineari costitutive, bisogna trattare bene chiaramente anche i problemi legati alla discontinuità, quindi alla tessurazione, come si può adesso stiamo facendo l'analisi del mystery per vedere delle strutture in terra cruda. Le strutture in terra cruda è un test fatto in Perù, queste strutture iniziano anche a staccarsi, a fare rocking, quello che si dice rocking, cioè iniziano a andare fuori dal piano in questa maniera. Bisogna tenere conto anche di questi comportamenti, perché la struttura e muratura in realtà sono molto importanti. E quindi bisogna avere chiaramente una sensibilità e un'attenzione più grande. Tutto questo per portare a questo. Beh, vi ripeto, Francesco, quello che ha chiesto è stato questo. Io ho una serie di esempi che voglio tarare sul modello che sto sviluppando, che sarà un modello, ve lo racconterai, molto interessante, con delle strutture reticolari. Perché effettivamente il comportamento della muratura è, lo vedrete, è un comportamento che tiene conto di distribuzioni più, secondo me, a forma di reticolare che a modelli che normalmente vengono usati correntemente, e vedremo anche perché. Quindi l'idea è stata quella: bene, allora prendiamo dei test sperimentali, ok, e facciamo il modello numerico tarato sul test sperimentale, perché chiaramente la cosa più difficile di queste cose è tarare correttamente quelli che sono i legami costitutivi, cioè come si comporta una struttura in muratura se io la carico. Ovviamente non lo sappiamo, anche perché se facciamo un test martiniti doppi, facciamo dei test magari locali, non siamo in grado di rappresentare. Bisognerebbe prendere un muro e andare a testare un intero muro di una struttura per un comportamento corretto. Un altro modo è quello: avevamo a disposizione questo test olandese fatto negli anni 90. Questa struttura è stata caricata prima verticalmente e poi attraverso un pushover lateralmente, e abbiamo visto il comportamento della struttura attraverso un programma che si chiama Abacus. Ovviamente questi sono programmi che sono accessibili solo alla ricerca, perché hanno dei costi che sono ingestibili. Giusto per darvi un'idea, Abacus credo che costi, avevo chiesto, intorno ai 70-80 mila euro di licenza l'anno per una società di ingegneri, quindi chiaramente diventa abbastanza ingestibile. A noi lo regalano 2.500 euro l'anno, regalano, all'università con una cifra abbastanza alta, intorno ai 3.000 euro, o 3.200, non mi ricordo più io. Quindi l'idea è quella di dire: bene, abbiamo questi esempi da sviluppare, ok? Dobbiamo vedere come si comportano. Quindi noi abbiamo fatto l'analisi, abbiamo fatto i modelli bidimensionali, cioè il primo con una parete piana di muratura normale nuova ed esistente, parete piana di muratura esistente con bucatura, vedete, centrale, distribuzione irregolare, distribuzione regolare delle aperture e anche con delle cerchiature, perché voleva vedere effettivamente come si ridistribuivano. È molto interessante come si ridistribuisce
di comportamento non lineare questa struttura. E poi mi ha chiesto anche, purtroppo questo ci ha messo abbastanza in crisi, perché ci ha fatto, è molto molto complesso, di vedere il comportamento sotto un carico di pushover di una cupola esistente abbastanza complessa. E qui abbiamo dovuto addirittura, dopo ve ne parlerò, accennerò, passare non più a un metodo implicito di convergenza, ma a un metodo esplicito, che è un metodo molto più complesso da gestire, soprattutto in fase statica. Perché? Perché la cupola è estremamente fragile. La cupola, appena si spinge un pochino, inizia a fratturarsi da tutte le parti e diventa molto difficile da gestire. E questo qui è il test, vedete, carico verticale anche in questo caso, poi carico laterale. Questo è il comportamento delle prove sperimentali di Vermeltone. Due provini ha fatto, e già questo vi fa capire il fatto che due provini sotto, ovviamente, un controllo di laboratorio, che sono stati preparati accuratamente, i materiali sono stati assolutamente testati, i due risultati, vabbè, è stato fortunato, sono abbastanza simili, ma anche diversi in fase di post-picco. Perché? Perché chiaramente una struttura fragile influisce tantissimo il comportamento del materiale. Perché? Perché può avere resistenze molto diverse la muratura. Bisogna sempre trattare questi materiali da un punto di vista probabilistico, cioè un pezzo di muratura può avere una resistenza di 40 MPa, l'altro pezzo di 20, l'altro pezzo di 70, e la deviazione standard è molto elevata, non potete pensare che tutto il muro ha la stessa resistenza. E questo qui vi dà un'idea di quello che è il comportamento, nessuno lo sa, bisognerebbe avere sempre un approccio perlomeno probabilistico. Questi sono i legami costitutivi, vedete quanto può essere accurato, che sono stati tarati, quindi è stato dato un comportamento non lineare a trazione, e vedete, attrazione comunque a resistenza alla muratura fino a un certo livello, circa un decimo della resistenza a compressione, e poi un comportamento estremamente fragile, questa è la curva deformazione tensione in trazione. Gli è stato dato anche un livello di danneggiamento, cioè si poteva anche danneggiare la struttura attraverso il carico. Comportamento a compressione, vedete, ha un comportamento più plastico, quindi è simile a quello del calcestruzzo, arriva a un certo punto, poi però un decadimento molto più veloce. Chiaramente l'energia di frattura di una struttura in muratura è molto più bassa rispetto a quella di una struttura in calcestruzzo. Vabbè, lasciamo perdere il comportamento complesso. Questa qui è la superficie di rottura che noi abbiamo considerato. Da questa parte c'è la è abbastanza facile leggere, da questa parte c'è la compressione, da questa parte c'è la trazione, cioè che cosa vuol dire? Vedete, il comportamento biassiale a trazione ha una resistenza molto più bassa. Quando la nostra struttura esce da questa superficie di rottura, chiaramente la nostra struttura inizia a plasticizzarsi o addirittura a fessurarsi. E dopo ci sono ovviamente analisi molto complesse che vi portano al risultato. E questo è quello che abbiamo ottenuto attraverso le analisi FEM. Abbiamo fatto molteplici, e questo è il livello di accuratezza a cui si riesce ad arrivare attraverso questo modello distribuito. È chiaro che per noi analisti un tipo di soluzione così è perfetta, nel senso, quando vedete delle analisi che seguono perfettamente la curva sperimentale, vuol dire che la persona è imbrogliata, non c'è ombra di dubbio, perché vi ho detto, se ne fanno 5, ci sono 5 risultati diversi, quindi com'è possibile che il risultato numerico ricalchi esattamente il risultato sperimentale? È impossibile. Noi lo dobbiamo solo approssimare, anche perché normalmente quello che facciamo sono previsioni cieche, e non è che possiamo tararlo su qualcosa, questo sì, gli altri no. E questo, vedete, è il comportamento, ed ecco perché questo è il comportamento sperimentale. Queste sono tutte le fessure che si sviluppano, si forma una biella, vedete, dei due provini, ovviamente leggermente diverso. E questo è il comportamento invece numerico attraverso il concrete damage plasticity, vedete che si forma una biella molto concentrata che porta alla rottura. Queste sono le tensioni principali, e queste qui sono le deformazioni principali classiche. Quindi che cosa vuol dire? Qui si è aperta la fessura così, e qui si sta plasticizzando tutta la struttura in compressione, quindi si forma una biella, ed ecco perché il comportamento reticolare può rappresentare bene questa struttura. Perché se noi mettiamo una reticolare in questa direzione che resiste alla compressione ma non resistente a trazione, è chiaro che questa reticolare si fessurerà, quindi non porterà, ci sarà solo la biella compressa che si comporterà durante l'analisi, che avrà un comportamento durante l'analisi. Vi abbiamo dato anche queste curve, queste sono curve di comportamento, cioè che cosa succede durante la storia di carico. Qui abbiamo
lo spostamento, qui abbiamo la forza applicata laterale, vedete, è molto interessante, nella prima fase che cosa succede? È incredibile, ma quando guardate il provino esattamente succede così, inizia a fessurarsi la parte vicino al piatto, quindi inizia a diventare molto meno rigida perché si fessura la parte vicino al piatto, fino ad arrivare a questo punto dove effettivamente si rompe la biella, si forma la biella, cioè la biella a trazione va in trazione, quindi il modello di cui vi parlerà Francesco funziona fino a qua, poi dopo chiaramente diventa un comportamento non lineare, a compressione, e qui è tutto regolato fino qua dalla trazione e dopo dalla compressione, dal comportamento a compressione. E quindi qui c'è tutta la fase evolutiva, vedete come si forma la biella, si allarga fino a rottura, a questo punto chiaramente va in divergenza, perché in questo punto si rompe completamente la biella a compressione. Vedete, prima di tutto capite quanto è importante la resistenza a trazione della muratura, perché fino a qua, vi ho detto, è tutta gestita la resistenza a trazione, e poi dopo il comportamento diventa non lineare. E qui ci sono tutti i processi evolutivi che vi abbiamo dato e chiaramente se vi abbiamo fatto vedere qual è il comportamento del muro nel modo più dettagliato possibile, perché chiaramente l'idea del test è quella di fare il test, capire come funziona, qual è la geometria, ci deve invece fare capire effettivamente quello che succede durante il comportamento. E poi ci siamo, utilizzando il modello costitutivo che abbiamo tarato in questa maniera, abbiamo applicato gli stessi legami costitutivi su strutture diverse per vedere qual era il comportamento, quindi vedete con vari pannelli, con foratura e senza foratura, ad esempio questo qui è con apertura normale e questo è il pannello rinforzato, quindi non solo è più rigido inizialmente, non me l'aspettavo, solo parzialmente, ma ha una resistenza molto più grande, ma soprattutto d'utilità molto superiore, cioè si può deformare molto di più, quindi abbiamo voluto capire il perché e questo è il risultato del perché. Cioè noi siamo in grado, beh questo è solo quello con l'apertura, vedete si formano le bielle, l'avrete visto all'Aquila dappertutto ovviamente, lungo gli spigoli, e si fessura, queste qui sono le bielle, si fessura trasversalmente e quindi si formano quelle che sono le lesioni che sono ovviamente note. Questo qui sono pannelli irregolare e regolare e anche qui abbiamo ottenuto il risultato che anzi mi interesserebbe vedere appena possibile i confronti. Questi sono i comportamenti, anche in questo caso chiaramente qual è l'utilità per Francesco? Può chiaramente tarare le sue bielle a trazione e compressione su questo comportamento, quindi lui è in grado adesso di poter vedere effettivamente qual è il comportamento della struttura, che non è chiaramente banale. E poi c'è stata la cupola che è stata caricata attraverso un metodo N2 utilizzando due resistenze a trazione diverse. Questo giusto per darvi un'idea, qui l'accelerazione, il moltiplicatore di collasso è arrivato a 0,15, 0,10, 0,15, facciamo fra 0,15 e 0,18, una cosa del genere, con una resistenza a trazione applicata di 0,05 MPa, vedete il comportamento, appena questo chiaramente ci dà il livello deformativo della struttura, ma molto più interessante anche lo stato fessurativo, vedete, si formano lungo gli archi delle lesioni e assolutamente molto simile al comportamento che tiene Francesco, quindi questo qui è una cosa sicuramente interessante che mi aveva fatto vedere, vedete si lesiona così, è per quello che diventa molto fragile, abbiamo dovuto usare un'analisi più sofisticata, perché vedete si fessura tantissimo già sotto carico verticale e quindi a quel punto parte già fessurata, diventa quasi impossibile avere una convergenza, quindi abbiamo dovuto utilizzare un metodo molto molto più complesso per farlo, per analizzarla. E questa, guardate, la resistenza che si ottiene moltiplicando per 5 la resistenza a trazione, questo per darvi un'idea è 0,40 e vi garantisco che trovare la resistenza a trazione in una muratura è praticamente impossibile, non ci si riesce, e quindi vedete quanto è influente la resistenza a trazione, che bisognerebbe sicuramente fare un paio di ipotesi per capire qual è il comportamento, per vedere effettivamente quali sono i range di comportamento. Giusto per finire, l'ultimo livello di analisi, volevo darvi semplicemente un esempio,
è quello tridimensionale. Quindi